Ciao! Sabato 11 novembre faremo in Valle Gesso, vicino a Cuneo, un seminario Wim Hof con Alessandro Romagnoli, maestro Wim Hof. Ho già fatto un video 15 giorni fa parlando di questo, in cui ho spiegato più o meno a grandi linee cos'è il seminario Wim Hof, cosa faremo, per chi è, perché si fa, eccetera, eccetera. Quindi non mi vado a ripetere, ti do il link per andare ad ascoltare quel video che dura circa 4 minuti. Oggi aggiungo delle informazioni per raccontare un po' questo seminario, perché lo facciamo, chi lo fa, dove lo faremo, eccetera, eccetera. La premessa che voglio fare è che viviamo un periodo in questo momento difficile, ci sono delle brutte notizie, tanti anni che ci sono brutte notizie, credo che tante persone si stiano accorgendo che c'è molta negatività in giro, pessimismo, catastrofismo, tante anche disgrazie per fortuna, ma anche tante cose belle, che però non vengono raccontate. Non solo la guerra è brutta, ma anche le persone, gli attori che si suicidano per alcolismo, eccetera, eccetera. Quindi non voglio più parlare di queste cose qua, ci sono anche cose belle, basta cercarle. E questa attività, il seminario Wim Hof, è un modo per tornare, per andare dentro noi stessi, per andare dentro il sé più profondo, oltre che avere dei benefici fisici, anche ci fa sviluppare una consapevolezza del nostro corpo, della nostra mente, che sono molto importanti. Bisogna ritornare un po' alle cose fondamentali dell'uomo. Sentivo un podcast in cui si parlava che, per esempio, il digiuno intermittente di cui si parla tanto è un modo per affrontare una grande paura, che era la paura della fame. E il freddo è semplicemente uno strumento per affrontare una grande paura che abbiamo, che è la paura del freddo, ma è superabile. Di cosa ti voglio dire oggi? Chi farà questo corso? Chi sarà il nostro maestro? Ti voglio parlare un po' di più del nostro maestro e dove lo faremo. Il nostro maestro si chiama Alessandro Romagnoli, io sono Gabriele, sono un organizzatore. Non mi presento, mi presenterò poi sul posto. Ti presento invece Alessandro Romagnoli, che sarà il nostro maestro l'11 novembre. Alessandro lo conosco ormai da 3 anni, ci siamo conosciuti durante la pandemia circa. Abbiamo fatto delle belle chiacchierate, anche alcune pubbliche, di cui ti mando il link. Per parlare di respirazione, Alessandro è uno studioso, è uno psicologo, ma è anche uno studioso. Non mi interessa che titoli di studio ha, che non sono solo quello che conta. Studia la respirazione, lavora con degli sportivi, è appena stato adesso al centro sportivo di Formia con la scherma italiana. Lavora con le aziende per sviluppare il focus, la presenza, l'attenzione, la consapevolezza. E lui ha fatto il percorso Wim Hof, quindi ci insegnerà le tecniche Wim Hof, ma ci insegnerà tante altre tecniche, perché Wim Hof è solo uno dei tanti metodi che raccontano queste cose qua. E quindi Alessandro è bravissimo, tra l'altro mi piace molto perché ha delle esperienze di vita trasversali, ha vissuto in tanti paesi del mondo, quindi questo ha un background di esperienze, di informazioni molto bello. Dove lo faremo questo seminario l'11 novembre? Vicino a Cuneo, in Valle Gesso, saremo a Sopra Sant'Anna di Valiere, una località di montagna, saremo circa 1100 metri, saremo ospiti di una struttura che si chiama Biomagia nelle Marittime, Marittime è il nome delle Alpi Marittime, saremo circa 1100 metri di altezza, potrebbe fare freddo, quindi c'è da vestirsi, ma nessun problema, ci immergeremo nel torrente Gesso che dà il nome alla valle, Gesso, che in quel punto lì fa delle pozze d'acqua, e quindi per l'immersione sfrutteremo questo. Nei prossimi giorni ti manderò anche un video delle pozze d'acqua e basta, quindi una location. Abbiamo già fatto altri seminari Wim Hof con Alessandro, uno l'abbiamo fatto a Rocchetta Nervina, sopra Ventimiglia, in una bella location, un altro l'abbiamo fatto proprio a Cuneo, però in una location meno montagna. Questa volta abbiamo scelto di fare una location più montagna, e spero che possa essere gradita. Saremo ospiti di questa struttura che si chiama Biomagia nelle Marittime. A breve anche invieremo, pubblicheremo la scaletta della giornata. Spero di averti detto qualcosa di interessante, e se hai delle domande scrivi pure. Abbiamo già tantissimi iscritti e la felicità è che ci sono iscritti. Stamattina si è iscritta una persona da Pistoia, tanta roba. A volte le persone che abitano a 50 km di distanza dicono: "Ma è mai lontano?" E abbiamo gente che viene da Arezzo e gente che viene da Pistoia, e queste sono grandi soddisfazioni.